Sgarbi, un secondo, vi saluto Viola Carofalo che è arrivata, eccola, buonasera. 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 Viola Carofalo, ma noi qui stavamo parlando appunto di fascismo e di antifascismo, ma esiste questo pericolo, questo rischio? Perché a vedersi Sgarbi poco fa diceva no, ma è un fenomeno marginale. Sgarbi ha ragione. È un fenomeno marginale nella forma in cui l'abbiamo visto in questo servizio, ma non è un fenomeno marginale nelle tante altre forme che assume. Poi possiamo utilizzare questo nome, poi lo possiamo chiamare razzismo, lo possiamo chiamare violenza contro le donne, sono i tanti nomi che il fascismo ha oggi. E dunque io ritengo che sia un pericolo. Penso che Casa Pound e Forza Nuova, l'ho detto in tante occasioni, siano in realtà organizzazioni ancora marginali. Penso che però si debbano fermare adesso, perché oggi vanno, vanno messe potrebbe... fuori legge? Assolutamente sì. Perché lei ha detto anche Forza Nuova, quelli di Forza Nuova sono i mandanti morali di quell'aggressione che è venuta a Perugia. Beh, io penso che dal momento in cui il loro capo dice che non faranno prigionieri, è una dichiarazione che io ho sentito questo riportata non l'ha mai da detto nessuno, non l'ha mai detto nessuno. Sì, cioè, questa allora, è una fake news. Di sì, allora è una fake news di Bruno Vespa. Io non conosco bene Bruno Vespa, guardi, ma probabilmente. Guardi, non mi faccia parlare, non si approfitti del fatto che sto in collegamento, io non so neanche lei. Siete tutti in collegamento. Quindi mi faccia parlare e basta. Siete tutti in collegamento. Se basa il suo ragionamento su quella informazione. No, allora stavo parlando io. Facciamola finire, Provenzale, facciamola finire che è appena arrivata. Informazione. Prego. Deve essere informata meglio. Come le dicevo. No, no, io sono informata benissimo. Provenzale. Guardi, io continuo a non sapere chi è questo signore molto molto sgarbato, ma ne immagino facilmente la provenienza. Giuseppe Provenzale. Sì, mi è Forza Nuova. Forza sì, nuova. No, è come dire, sì, mi sto sciogliendo comunque, nel frattempo mi sciolgo. In ogni caso, come provavo a dire, se questo signore che è evidentemente abituato alla prevaricazione, come dicevo, sono certamente i mandanti morali, aggiungo che però non sono loro il nostro problema, sono quattro provoloni. Il primo provolone ce l'ha in collegamento e gli altri stanno a casa. Carofalo, la fermo un secondo. Io dico solo che sinceramente non mi presto a questo gioco, penso che si debba parlare di altro, penso che il gioco degli opposti estremismi fa comodo a tutti, fa comodo ai fascisti, fa comodo a chi ha fatto determinate leggi in questo paese e a chi non fa rispettare la Costituzione. C'è un gioco? Sì, è un gioco, le ho portato la Costituzione italiana, le auguro che faccia una buona lettura, che la faccia lei, che la faccia il suo ospite in collegamento e con questo la saluto.